Buongiorno, esordisce oggi il TGA, l'appuntamento informativo a cura di Confartigianato Imprese Pordenone. Lo inauguriamo in concomitanza all'apertura al pubblico della campionaria del Salone dell'Artigianato. Questa edizione monotematica, dedicata interamente al Salone dell'Artigianato, allo spazio espositivo e non solo, che Confartigianato ripropone ogni anno all'interno della fiera. E Pordenone, con i suoi antichi palazzi che si affacciano su Corso Vittorio Emanuele, la loggia e il municipio, i portici e l'atmosfera elegante che si respira nel cuore della città, ad accogliere anche quest'anno il Salone dell'Artigianato 2010. Manifestazione realizzata da Confartigianato Pordenone con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Camera di Commercio nell'ambito della Fiera Campionaria di Pordenone. L'inaugurazione del Salone e della Campionaria è avvenuta oggi alla presenza delle autorità, tra cui per la Regione Friuli Venezia Giulia l'assessore regionale Elio De Anna e in rappresentanza del Governo il prefetto di Pordenone Pierfrancesco Galante. Il presidente della provincia Alessandro Ciriani, il sindaco di Pordenone Sergio Bolzonello, il presidente di Confartigianato Pordenone Silvano Pascolo, i componenti del direttivo, il presidente della fiera Alvaro Cardin, il presidente della Camera di Commercio Giovanni Pavan e i rappresentanti delle categorie economiche. L'allestimento del Salone dell'Artigianato ha raccolto commenti entusiastici da parte dei visitatori, che si sono soffermati sulla straordinaria ambientazione allestita nel padiglione centrale per accogliere gli espositori artigiani, ma anche la Camera di Commercio e altre associazioni di categoria. Il Salone ospita come di consueto aziende che rappresentano il top della produzione artigianale della provincia di Pordenone, sia per quel che riguarda l'artigianato tradizionale che quello di produzione. Anche quest'anno uno spazio è stato riservato ad un evento prettamente culturale. Come la Pordenone di oggi si staglia sulle pareti perimetrali del padiglione, nello spazio centrale è la Pordenone di ieri che riporta i visitatori in un passato quasi incantato. Pordenone in cornice è il titolo della mostra allestita all'interno del salone, costituita da 16 gigantografie che ripropongono la città degli inizi del Novecento. Le immagini sono un'anteprima del volume fotografico Come eravamo, che la Biblioteca dell'Immagine pubblicherà a dicembre. Si tratta di un libro, ovviamente affascinante, che pesca dall'archivio fotografico di Gino Argentin, mentre i testi sono di Giuseppe Ragogna, vice direttore del Messaggero Veneto. Nell'ambito degli eventi della campionaria, Confartigianato Pordenone si inserisce con un convegno in programma venerdì 10 settembre alle 17, nella sala al secondo piano del padiglione centrale, dal titolo Manutenzione degli impianti, vecchi mestieri ma con nuove professionalità. Il momento clou per gli artigiani pordenonesi sarà la giornata dell'artigianato, in programma sabato 11 settembre dalle ore 15 in sala Zuliani, con il convegno dal titolo L'artigianato, un modello vincente anche nelle difficoltà, che è il tradizionale momento di confronto fra la categoria e le istituzioni. Al termine ci sarà la consegna di riconoscimenti alle aziende artigiane pordenonesi che festeggiano i loro 40 anni e l'assegnazione del premio Lucchetta 2010, istituito da Confartigianato e Banca Popolare Friuladia, per ricordare Maurizio Lucchetta, indimenticato segretario generale dell'associazione, di cui ricorrono i primi 5 anni dalla morte. Il premio Lucchetta verrà attribuito a quell'azienda che ha saputo crescere e affermarsi nel panorama regionale, nazionale o internazionale, mantenendo salde le proprie origini e la propria identità artigiana. Il telegiornale termina qui, grazie per l'attenzione che ci avete dedicato e vi invitiamo a seguirci nelle prossime edizioni. Arrivederci.